Jukebox. Il quinto Festival della Storia dell'Arte, evento unico nel panorama nazionale, anche quest'anno ha radunato a Castelli appassionati d'arte e cultura da ogni parte d'Italia. La rassegna è stata ancora una volta tenuta a battesimo dal critico d'arte Vittorio Sgarbi, che è intervenuto all'inaugurazione del 24 agosto. Il secondo anno qui a Castelli, come ha visto la partecipazione intanto alla Lexio dell'anno scorso che lei ha fatto e che è stata a detta di molti partecipata? Beh, che sia partecipata è naturale nella quantità quotidiana di persone che vengono ai miei incontri. Io, crescendo con gli anni, ho incrementato conferenze, spettacoli, incontri e ovunque trovo una grande attenzione, una grande adesione, salvo dove c'è un nemico che coordina una serie di fanatici per clac alla sua ignoranza, come il caso del sindaco di Francavilla al Mare, che oggi ha iniziato la distruzione di un palazzo che andava conservato, di cui la sovrintendenza ha indicato il valore, e quando sono arrivato c'erano un gruppo di fanatici che, insieme a quelli che erano dalla mia parte, fischiavano, e sono abituato a questa reazione che è costruita. Quella invece spontanea è quella che trovo ogni giorno dovunque io vada a parlare d'arte, e quindi non mi stupisce. Ma quello che è importante dire non è che questa sera ci saranno molte persone per questo secondo incontro, è che mi hanno richiamato gli amici di Castelli a un rispetto di un patto, sia pure non scritto, di un festival della storia dell'arte che non c'è in nessuna parte d'Italia, forse ce n'è uno appena accennato a Fontainebleau. E in Italia abbiamo i festival della letteratura, della filosofia, della scienza, e pensare a un festival dell'arte in Italia, soprattutto in Italia centrale, può voler dire non dimenticare che Castelli è una capitale comunque della ceramica, e quindi affiancarla a capitale dell'architettura come Urbino, della civiltà artistica pittorica prevalentemente come Perugia, da cui è partita una proposta più consistente per il finanziamento di una fondazione bancaria. Ma mettere insieme due settimane di festival della storia dell'arte che tocchino Castelli, Perugia, Urbino, Assisi e forse anche, che se sicuramente in competizione, Faenza, dà il senso di un riconoscimento di un valore dell'arte ceramica che, per molte ragioni, soprattutto quantitative, è una parte straordinaria della storia dell'arte universale, a partire dalla pittura vascolare greca. Quindi certo uno può pensare a Raffaello, a Bramante, a Palladio, a Caravaggio, pensando che la ceramica è comunque compendiaria, decorativa, e invece a Castelli e a Faenza ha una forza tale, e qui soprattutto con la famiglia Grue, che possiamo allegare questi artisti alla grande civiltà artistica universale. Quindi il Festival di Storia dell'Arte che è partito qui può tenere comunque Castelli come una capitale, insieme ad altre quattro grandi città, forse dovremmo includere anche Firenze. Quindi immaginare un grande festival che gira per le quattro o cinque città più importanti dell'arte italiana. Benvenuti al Festival della Storia dell'Arte di Castelli, un evento unico nel panorama nazionale dedicato all'arte in tutte le sue forme, figurativa in primis, ma anche musicale e letteraria. Prima di entrare nel vivo della serata, io inviterei il primo cittadino di Castelli, Rinaldo Sega, a salire sul palco. Buonasera, sindaco. Innanzitutto a tutti i presenti il benvenuto. Con orgoglio inauguriamo questo festival, e le difficoltà sono state davvero tante. Innanzitutto di natura logistica, perché questo centro storico, che è la location di questo festival della storia dell'arte, ha subito durante l'inverno tante sollecitazioni, dal 24 d'agosto in poi, il 30 ottobre, il 18 gennaio, con il combinato disposto tra quella terribile nevicata e la sollecitazione tellurica. Quindi abbiamo lavorato tanto per far sì che questa piazza, che questi ambienti, queste vie potessero essere nuovamente messe a disposizione dei castellani e dei turisti. Sono
Sindaco, quinta edizione di una rassegna importante per il territorio, specialmente qui a Castelli, però come doveroso lei ha voluto iniziare questa serata ricordando purtroppo oggi è un anno dal sisma che ha colpito la regione, l'intera regione, specialmente la provincia di Teramo. Sì, esattamente, questa kermesse, che è il festival, viene inaugurato oggi, appunto un anno dal sisma, quindi era doveroso ricordare soprattutto le vittime che ci sono state da Amatrice, Accumoli e Arquata, ma segnalare anche che le difficoltà che noi stiamo vivendo in questi territori sono tante, soprattutto il combinato disposto tra la nevicata e il terremoto ci ha lasciato delle ferite che poi si sommano a un territorio già fortemente provato dal sisma 2009. Però detto questo, al di là di tutte le difficoltà, noi speriamo che da questo festival si possa ripartire, dalle iniziative che ho messo in campo, dal Festival Storia dell'Arte si possa ripartire e soprattutto Castelli possa ripartire dalle sue prerogative, da quella che è la sua tradizione di artigianato secolare, dalla cultura e dalla passione dei maestri ceramisti che nel corso dei secoli hanno tramandato questa tradizione profonda. E poi c'è la presenza ormai da 5 anni del professor Sgarbi. Sì, ormai Sgarbi diciamo che è di casa a Castelli, su 5 edizioni è stato presente per 4, quindi ormai è il nostro padrino, noi lo invitiamo sempre molto volentieri e lui risponde sempre alla nostra chiamata con favore. Lì, dove abbiamo fatto questa mostra, ed è un capolavoro in cui si vede per la prima volta il tema del ruinismo, che è un tema settecentesco, che si vede in Milanesi, che si vede in Marco Ricci, qui anticipato nel 1651 da un pittore di formazione caravaggesca che immagina una rovina che diventa come una paratia, un paravento per proteggere una Sacra Famiglia piuttosto inquieta. Vedete San Giuseppe come è turbato, la Madonna con i capelli sulla testa, il bambino che si agita, perché alle spalle hanno quello da cui scappano, che è la strage degli innocenti. Sugli eventi sismici e meteorologici che negli ultimi tempi hanno colpito duramente Castelli ed inevitabilmente il suo patrimonio artistico, così si esprime Sgarbi. Ma ho sentito, anche se poi non sono venuto, l'ho fatto per alcune città, ho mancato l'appuntamento con Camerino, dove mi aspettavano, e forse anche con Castelli. E certo, io posso dare un contributo con la mia presenza di natura morale o simbolica, essendo persona nota e seguita. È evidente che lo Stato, e lo ha riconosciuto anche Gentiloni, è in grave ritardo rispetto soprattutto all'Abruzzo, con l'Aquila che mancheranno ancora 15 anni forse perché si possa rivivere come è stata vissuta. E penso anche a Castelli come un luogo che, avendo avuto un danno più limitato, meritava un soccorso più immediato. Cioè, occorrerebbe che, invece di buttare i soldi in insensatezze, lo Stato destinasse soldi e urgenza, quindi secondo un metodo che oggi è stato messo in discussione, della velocità rispetto alle procedure per rimettere in piedi, d'altra parte seguendo schemi come il Comera e l'Overa, che sono i più semplici, gli edifici. Poi tra queste mille pastoie, rallentamenti, pratiche che fanno sì che anche quando ci sono i soldi poi non si proceda, sono un segno negativo di una burocrazia asfittica che non restituisce i luoghi nei tempi giusti alla loro necessità di essere visitati, vissuti e rimessi in piedi. Lei è l'ideatore di questa rassegna che quest'anno compie 5 anni e anche quest'anno il testimonial è Sgarbi, non poteva essere diversamente, credo. E come è cresciuta questa rassegna negli anni? Sì, Sgarbi ormai è il padrino di questa, di questo evento culturale, è l'unico in Italia oltretutto, credo ce ne sia un altro solo in Francia, a Plombières, con il quale stiamo cercando, con questa città stiamo cercando di fare un gemellaggio, gemellare i due festival. Come dicevo poc'anzi, come festival ha bisogno ora di confrontarsi con altre realtà, quindi allargare l'esperienza, quindi confrontarci con Urbino, Perugia, Plombières e altre capitali. Quindi abbiamo intenzione, l'amministrazione comunale è d'accordo, di farlo uscire, fermo restando qui la primogenitura, farlo uscire a livello nazionale e internazionale.